Dopo il successo per 4-1 contro l'Angolana, i tifosi marsicani ringraziano i propri beniamini per la stagione che li ha visti campioni d'Abruzzo per un tempo. Il match inizia sotto una pioggia battente. Il primo affondo del Paterno direttamente su punizione, ma Palena, attento, respinge. Sul capovolgimento di fronte la difesa di Misteriodice è imperfetta. Di Girolamo è costretto a uscire dai propri 16 metri per allontanare in out la minaccia. L'Angolana continua a premere. Lalli innesca in profondità Galasso, ma la sua conclusione si spegne in angolo. Al 34esimo cambia il risultato. Carosone in rovesciata sigla un gol bellissimo e pesantissimo. Esplode la gioia dei tifosi ospiti accorsi al Petruzzi. I padroni di casa non ci stanno. Capitano Di Camillo riconquista palla, lancio immediato per Lalli, ma l'estremo ospite blocca senza problemi. La dura legge del gol colpisce ancora. Paris, servito splendidamente, a tu per tu con Palena non sbaglia. Al 43esimo Paterno 2, Angolana 0 e marsicani virtualmente campioni d'Abruzzo e promossi in Serie D. Nella ripresa l'11 di Mister Savini non molla. Sempre il solito Lalli ci prova dal limite, la retroguardia ospite respinge. Il Paterno prova a gestire il match e colpire in ripartenza. Carosone serve Catalli, sfera alta di un soffio sopra la traversa. I pescaresi non mollano e accorciano le distanze con Lalli, brava a inserirsi in area e beffare Di Girolamo. La rete dà coraggio ai padroni di casa che provano a ciuffare il pareggio. Sempre Lalli ci prova con tiro a giro, gli aquilani si salvano in angolo. Al 74esimo il neoentrato Michiché ha tra i piedi la palla del 3-1, ma la sua conclusione non è precisa. È solo questione di minuti. Ancora Michiché, controlla in area, scarico per Paris che deve solo insaccare. All'80esimo Angolana 1, Paterno 3. I nerazzurri cercano con le ultime energie una disperata rimonta, ma nel recupero gli aquilani scendono il poker. Sempre Michiché si incura in area e cade a terra. Perussini di Pescara e calcio di rigore. Dal dischetto il numero 17 non sbaglia. Una generosa Angolana si arrende ad un buon Paterno, ancora una volta ad un passo dal titolo. Mister Iodice, ironia della sorte, secondo anno consecutivo, campioni nel primo tempo d'Abruzzo, nel secondo la Vastese portato a casa il risultato, ma una stagione veramente da incorniciare. Sicuramente, è una stagione più che positiva, pensando che noi rispetto all'anno scorso abbiamo fatto tre punti in più e purtroppo siamo arrivati sempre secondi, sempre a 9 punti dalla terza, quindi però ne prendiamo atto. Io devo solo ringraziare la società, la squadra, i giocatori, perché hanno dato il massimo, poi pensando che siamo anche migliore difesa, migliore attacco, quindi credo che sia stata una stagione più che positiva, quindi rimaniamo tranquilli e aspettiamo i play-off, quello che ci aspetta. Come affrontare i play-off? Ma come stiamo facendo fino adesso, noi stiamo bene sia fisicamente sia mentalmente, ripartiamo da mercoledì, dalla prossima settimana ripartiamo più carichi di adesso, consapevoli che abbiamo tutte le carte in regola per vincere i playoff. Sì, onore allo stemma dell'Angolana, ma soprattutto onore a tutte le persone che hanno lavorato dal primo giorno. Sono 2 anni della nostra gestione, quindi ringrazio lo staff e la società in qualità del presidente, perché non ci ha fatto mancare niente. Abbiamo lavorato col massimo della professionalità, rispettando tutti. Siamo arrivati qui 2 anni fa, abbiamo trovato una società non organizzata, l'abbiamo trasformata, i lavori si vedono, sicuramente i tifosi e molti tecnici guardano solo il risultato tecnico, questo nel calcio, abbiamo fatto 55 punti l'anno scorso e per un gol non siamo andati in Serie D, quest'anno abbiamo fatto qualche punto in meno, tutti si aspettavano non so cosa, ma sicuramente i punti in meno sono dovuti dai problemi che abbiamo avuti, perché giocatori come Lalli e Bordoni nel giro d'andata non li abbiamo avuti, qualche errore è stato fatto e le responsabilità me le sono prese in prima persona, però siamo orgogliosi, ripeto, del lavoro, della società che abbiamo creato. E nel calcio poi, vedi, sono 2 anni il Paterno per esempio che fa 70 punti e non riesce a vincere il campionato, quindi se era una scienza esatta avevamo già vinto il campionato anche noi.